Che profilo esce dal discorso del governo Conte? Profilo di governo? Mi sembra un governo che è molto puntuale sugli impegni presi tra forze politiche, ma credo anche con i cittadini. I principali punti che avevamo proposto ai cittadini di questo paese in campagna elettorale mi sembra di averli ritrovati. Penso alla lotta all'immigrazione clandestina, penso alla flat tax, penso alla legge Fornero, che sono punti che a noi stanno a cuore e penso che ai cittadini stanno a cuore, visto anche il risultato del 4 marzo. Quindi ecco, voglio essere ottimista e mi auguro che si possa andare avanti con determinazione in questa direzione. Se qualcuno pensava che una volta andata al governo si sconfessava quanto detto in campagna elettorale, beh, ieri si è dovuto ricredere. La legge Fornero però non è stata citata dal discorso del Presidente del Consiglio. Qualcuno l'ha notato che non l'ha citata proprio? Mi sembra però molto chiaro che nel programma di governo, le intenzioni anche del ministro referente, che oltretutto non è nemmeno della Lega, e quindi è un fatto positivo che sia andato nella direzione che avevamo indicato. E le assicuro che avevo seguito con particolare attenzione la proposta di nuova riforma. La famosa quota 100 ce la venne a raccontare in campagna elettorale, no? Quello, esatto, ricordo. Ieri abbiamo avuto Brambilla che ce l'ha raccontata molto bene. Senta, ma secondo lei Conte chi è? Perché appunto lui si è definito l'avvocato, il garante del contratto, e lei che conosce bene Salvini, se ci dovesse essere un dissapore fra Salvini e Conte, chi prevale? Un dissapore nel senso, una diversità di vedute succede, no? Quando si lavora insieme, immagino ancora di più in situazioni così delicate. Cioè, se Salvini non sarà d'accordo con qualcosa di Conte, o appunto c'è, cioè, Di Maio o Salvini, che non so, chi è che prevarrà? Beh, credo che sì, dovrà cercare un punto d'incontro, non è una prevaricazione quando c'è un'alleanza, perché altrimenti l'alleanza non c'è più. È chiaro che il punto d'incontro deve soddisfare tutte le parti rispetto, ribadisco, agli impegni presi dalle diverse forze politiche che compongono questo governo. Quindi l'auspicio è che si possa andare in questa direzione. Dopo è ovvio che invece se la diversità di vedute sarà su tutto, ma non mi sembra così, anzi si è trovata una via condivisa, l'alleanza non può reggere ovviamente, ma non mi sembra che questo sia il caso, perché no, ma era proprio una cosa tecnica, siccome no, sa cos'è Federica, siccome ovviamente c'è stato un contratto, un programma di governo che è stato redatto dalle rispettive compagini di 5 Stelle e Lega, poi si è trovato dopo il Premier peraltro l'ha anche raccontato molto umilmente, no Carmelo, all'inizio del suo discorso ieri, no? Cosa ha detto? Sarò l'avvocato, il garante. Sì, l'avvocato dei cittadini, lui sì. Continua, è l'esecutore del contratto, anche fin troppo esecutore. Abbiamo avuto l'immagine plastica ieri di una triarchia che ci attenderà nei prossimi mesi. Secondo me siamo di fronte a un unicum, cioè un presidente del Consiglio che in realtà è vice dei suoi due vice, che saranno non solo i dante causa, ma le vere guide di indirizzo politico di questo governo, cioè Di Maio e Salvini. Sono un cittadino che si è dichiarato disponibile, assumo il mio compito con umiltà e determinazione. Ovviamente io, come tutti i giornalisti, prendevamo appunti, no? Ieri durante il discorso di Conte. E poi un'altra rivendicazione che è stata fatta propria dal titolo del Corriere della Sera stamane: fiducia a Conte, siamo populisti. E stamane noi, Federica, titoliamo nel nome del populismo sovrano, consapevoli che, Federica, oramai il termine populista è stato sdoganato, c'è un governo che si dichiara fieramente tale, citando anche Dostoevskij. Lei si dichiara fieramente populista? Sì, ma dipende dall'eccezione che si vuole dare alla parola populista. Se quella di ascoltare il popolo e cercare di mettere in pratica le richieste che arrivano dalla gente, ebbene, sono fieramente populista. Dopo ho avuto molte eccezioni negative. Io non credo che la Lega sia quel populismo con l'accezione negativa, perché abbiamo dimostrato di saper governare bene. Governiamo molte regioni di questo paese in modo molto concreto. Sicuramente quando andiamo al governo non facciamo gli interessi di pochi a scapito dei molti. Cerchiamo, con i nostri limiti e gli errori che facciamo, perché non pretendo e non voglio sostenere, perché sarei stupido a farlo, di dire che qualsiasi cosa facciamo è perfetta, è giusta e siamo infallibili, anzi facciamo molti errori, ma avendo proprio come obiettivo le risposte a degli interessi generali, vogliamo avere anche quell'umiltà di sapere modificare le nostre scelte, perché l'obiettivo non è soddisfare il nostro ego, ma cercare di dare le risposte migliori possibili per affrontare delle esigenze che oggettivamente nel paese sono evidenti e provengono anche da difficoltà di carattere principalmente economico-finanziare che le nostre famiglie, i nostri cittadini, i nostri lavoratori hanno vissuto in questi anni. Quindi ha ragione Conte, il governo non è né di destra né di sinistra, non è di destra, guarda, questo governo.
Io ricordo che più volte nei diversi dibattiti mi hanno detto chi sta con la destra e con la sinistra. Io credo che siano categorie superate. Vabbè. Perché se andiamo a vedere all'interno dei singoli programmi della Lega, non dico, scusi, non ho sentito. No, dico, quindi la pensa come il Presidente del Consiglio, no? Che ha detto sì, noi siamo. Guardi, penso di aver sentito almeno una decina di volte, se non più, dire a Salvini che siete più destra e sinistra, ma cerchiamo di dire chi è dalla parte del popolo e chi invece fa altri tipi di interesse. Nel programma della Lega, non dico neanche nell'accordo di governo, ci sono delle cose che se uno le fa leggere a qualcuno che ha fatto politica fino a 15 anni fa, dice non capisce se sono di destra o di sinistra, perché in realtà secondo me si è creata una vera spaccatura, la spaccatura è tra mondialismo indistinto e chi invece vuole tutelare l'interesse nazionale e l'interesse dei propri cittadini. Vorrei fargli un paio di domande. La Russia, allora, secondo lei cosa pensa della democrazia russa? Io credo, guardi, ci sono molte democrazie al mondo che oggettivamente hanno diversità rispetto al nostro concetto di democrazia, anzi penso che la Russia tra quelle diverse però sia quelle molto più vicine a noi rispetto ad altri paesi sui quali nessuno si è mai posto un dubbio e c'è qualsiasi tipo di rapporto commerciale. Tipo? Mi scusi, tipo l'Arabia Saudita, che è uno dei principali rapporti commerciali con l'Europa e con gli Stati Uniti dove non esistono diritti civili, dove vengono messi magari in carcere chi entra con la Bibbia, beh forse è un problema. E dire che alla Russia bisogna dare sanzioni perché è un problema di diritti dei cittadini e dopo avere rapporti costanti con ad esempio Arabia Saudita, non solo, costanti, è un'ipocrisia. Anzi, mi auguro che vengano superate le sanzioni con la Russia, perché questo vuol dire anche ridare fiato alla nostra economia, penso in particolar modo all'agroalimentare, penso a tutti i nostri produttori, ai nostri agricoltori, che hanno avuto un danno enorme rispetto a scelte che nulla hanno a che fare per garantire la democrazia a un popolo. Ce l'hanno semplicemente in un piano di geopolitica internazionale che ha voluto prendere questa posizione con la Russia, facendolo pagare anche ai nostri cittadini e ai nostri imprenditori. Frase di Conte, cartello 10, saremmo fautori di un'apertura verso la Russia, una Russia che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in diverse crisi geopolitiche. Che cambiamento è questo? Un cambiamento agghiacciante per la politica strategica, diciamo, è un mio personalissimo giudizio, ma indicare la Russia come esempio di democrazia, come ha appena fatto il presidente Fedriga, è diversamente democratica e non è la molto sola, diversamente dice democratica. Scusi, e i giornalisti russi ne sanno qualcosa, esatto. Presidente Posso Fedriga, dire una cosa, che è veramente singolare quello che lei aveva appena detto. Con estremo rispetto. Ma capisce molto poco di quanto viene detto. Prima ha citato la flat tax dicendo che Conte non ne ha parlato, lei, invece lei capisce ne ha parlato poco di politica internazionale e di diritti civili. Ho detto che la Russia è una democrazia, mi scusi, diversa dalla nostra, ma tra quelle diverse molto più vicino rispetto ad altre, e adesso mi dice che ho detto che è un esempio è vicino di democrazia. Grazie al vostro governo. Io capisco che vuole aprire unico in Europa delle tesi insostenibili. La invito però isolandoci a non fare sul piano internazionale, Conte, perché questo me, è quello che avverrà. Cose che non abbiamo detto, la ringrazio molto. Quindi cerchi di tenere la sua tesi arrampicandosi sugli specchi, ma non cercando di voi. Cambiare ciò che ho detto. Qui dai, ognuno dice la sua, non è come no, sì. Ognuno dice che la sia. Sua, lui dice quello che ho detto io, mi scusi, lui ha detto quello che ho detto io, o non l'ha capito, o no, sta mentendo. È chiarissima, la vostra strategia internazionale è chiarissima e ci porterà purtroppo all'isolamento. Vabbè, ma cosa sta dicendo? Allora. Che ci hanno massacrato a livello internazionale andando sempre a dire sì signore dappertutto, ma cosa sta dicendo? Sì, faccio presente che però tutti i rapporti di intelligence, e non è che da oggi, anzi penso da più di un anno, testimoniano che non solo dalla Tunisia, ma anche dalla Tunisia cercano di partire, arrivare in Europa coloro che non hanno futuro nel loro paese. E in molti casi sono persone che vengono dalle carceri. Sì, però il tema, se non ho capito. Detto questo, io credo che sia fondamentale iniziare a portare avanti rapporti bilaterali e accordi bilaterali con i paesi di origine dei migranti, cosa che è mancata in modo drammatico nel precedente governo. Penso per esempio, prima fra tutti, iniziare ad avere un rapporto privilegiato con la Nigeria, visto che la prima nazionalità che giunge in Italia sono nigeriani, che arrivano da zone del paese, oltretutto molto lontane da qualsiasi ipotesi di guerra, e che cercano di arrivare in Europa inseguendo un sogno occidentale. Noi subiamo un'immigrazione principalmente di carattere economico, anzi quasi esclusivamente di carattere economico, è chiaro che è una situazione che è diventata insopportabile e a cui l'Italia e l'Europa devono mettere freno. Abbiamo proposto più volte soluzioni, ricordo anche, e ricorderete se siete come siete attenti testimoni, quando noi dicevamo è necessario iniziare a proporre i blocchi navali.
c'è stato sempre accusato che non si possono fare, che è un'idiozia, che facciamo populismo, appunto. Ricordo a bassa voce che l'accordo fatto con la Libia, da Minniti, sono dei blocchi navali fatti dalla Guardia Costiera Libica. Stiamo parlando di quello. Chiudo solo la frase, veramente. Quindi forse se si affronta in modo un pochino più concreto il problema. E devo dire che troppe volte chi ci accusa di essere populista e demagogici è chi fa la maggiore demagogia. Perché si è visto che dopo, quando si guarda il concreto nella concretezza dei fatti, le soluzioni che abbiamo proposto e continuiamo a proporre delle volte sono quelle efficaci, e l'unica via da intraprendere è esattamente quello che ha fatto in parte, secondo noi, assolutamente insufficiente Minniti.